Padova, laboratorio di violenza senza pari. Era soprattutto sotto i portici che le persone prese di mira avvertivano la paura. Nel solo triennio 1977-79 si registrarono quasi 500 attentati, 130 aggressioni a persone, più di 100 tra rapine, espropri, devastazioni. E poi insulti, intimidazioni, sequestri di professori dentro le aule per ore, spari alle gambe e sprangate violentissime a docenti, semplici impiegati o bidelli dell'università. Tra 100 giovani, 10 o 15 o 5 o 20 non hanno ancora sviluppato totalmente la personalità. Quindi hanno alcuni aspetti che non sono sviluppati, quello dell'autocontrollo, eccetera, e quindi diventano aggressivi. Questa violenza si connota e si incanala in contesti diversi, nello sport, appunto, nella politica, nella cultura e via dicendo. Sì, per esempio, nei periodi in cui prevale il terrorismo, cala l'aggressività negli stadi.